Ciao a tutti e bentornati nella VR Zone con le uscite giochi VR di settembre. In uscita il giorno 9 arriva Goliath su Oculus Quest. Direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, Goliath si presenta come un'esperienza VR immersiva narrata da Tilda Swinton, che esplorerà l'argomento della schizofrenia e sulla community online di gaming. Dal trailer sembrerebbe essere veramente interessante. Ci faccio un pensierino. Sempre il giorno 9 arriva l'aggiornamento di Space Pirate Trainer, esclusiva Oculus Quest, cui aggiornamento aggiunge la tanto attesa modalità arena, dove i giocatori potranno correre in una grande arena di gioco pronti a spararsi in pieno stile laser tag. Ultimo gioco del 9 settembre è Brink Traveler, disponibile su Oculus Quest e PC VR. Eccoci in una nuova app VR di viaggio. Brink porta scene del mondo reale a grandezza naturale in 3D, cosa che dà l'opportunità di imparare di più su ciò che ci circonda man mano che esplori il mondo. Da non confondere con Clash of Clans, il giorno 16 su Oculus Quest e PC VR arriva Clash of Chefs, altro gioco sulla cucina che cercherà di mettere a dura prova le vostre abilità. Siete certi che siate il più abile in cucina? Il giorno 18 si mostra in tutta la sua bellezza Song in the Smoke, disponibile su Oculus Quest, PC VR e Oculus Rift. Un fantastico gioco survival dall'ambiente molto misterioso. Preparatevi a cercare cibo e risorse con un'intelligenza artificiale che promette cambiare comportamento a seconda di svariate situazioni. Non sono particolarmente interessato ai survival, ma questo gioco sembrerebbe essere veramente bello. The Walking Dead Saints and Sinners Aftershock arriva il giorno 23 sulle piattaforme PC VR, Oculus Quest e PlayStation VR. Dopo un po' di ritardo finalmente arrivano nuovi contenuti al miglior gioco spacca mascella. Cioè, la mascella è degli zombie. Aggiungendo nuove missioni e modificando delle vecchie arene di gioco con nuove sfide. Continuiamo con Writing of the Universe Ionia, che esce il giorno 23 su PlayStation VR, Oculus Quest e PC VR. Molto intrigante l'ambientazione fantasy e con una grafica parecchio promettente. Anche se non sappiamo ancora come sarà il gioco e come si potrà giocare, avremo le nostre risposte a fine mese. E finiamo con l'attesissima seconda parte di Jurassic World Aftermath, disponibile dal giorno 30, su Oculus Quest. Il finale interrotto l'anno scorso con la prima parte sta per continuare. Aspettatevi più scene stealth passando vicino a dei dinosauri, cercando però di non farvi mangiare. Siete riusciti ad arrivare fin qui? Riuscirete a sopravvivere alla seconda parte dell'Aftermath? Ed eccoci alla fine di questo video. I giochi di settembre sono questi, ci sono certi gioconi che arriveranno durante questo mese, ci saranno probabilmente altre sorprese. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale così da essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo VR e XR. Ciao a tutti!